Ciao a tutti, nel video di oggi cominciamo a parlare di estate. Ne parliamo soltanto perché qui da noi continua a piovere, se non piove abbiamo al massimo 23-24 gradi, a parte ogni tanto qualche momento un po' più caldo, ma più che caldo, estremamente afoso e umido. Di estate ancora poca roba, però noi ci prepariamo allo stesso. Oggi vi parlo di quello che io ritengo siano i miei, quelli che io ritengo siano i miei prodotti essenziali per l'estate che sta per cominciare. Ho riproposto questo video spesse volte nell'arco degli anni, però ovviamente negli anni ci sono delle cose che restano, delle cose che cambiano, delle abitudini che mutano in qualche modo. Quindi vi registro volentierissimo questo video in questo momento che mi sembra proprio quello più adatto. Abbiamo qualcosa di beauty in generale, viso, corpo, capelli e parecchio make-up. Allora, per quanto riguarda la skincare, vi preannuncio che lunedì prossimo, se tutto va bene, dovreste vedere la mia skincare aggiornata per l'estate. Quindi per ora non vi porto alcun prodotto se non la mia protezione solare viso, quella che sto utilizzando con estremo piacere in questo periodo. Ovviamente la protezione solare va usata tutto l'anno. Anche in città, sempre e comunque, anche se piove, però ecco, a maggior ragione in questo periodo vi mostro un prodotto con cui mi sto trovando molto bene. Parliamo della Vitamin Seal Daily UV50 più UVA e UVB di Garnier. È un fluido leggerissimo, leggerissimo. Io la faccio uscire da questo beccuccio, mi piace tantissimo il packaging perché potete molto ben regolare la quantità di prodotto. Metto tre strisce così, così e così su tre dita e poi la vado a spalmare sul viso. Quindi ne metto tanta perché la protezione solare va applicata in uno strato bello abbondante perché poi abbia effettivamente un livello di protezione solare come quello indicato sul tubo. Nonostante ciò, questo è un prodotto leggerissimo, leggerissimo, che non lascia per niente unti, che non si suda nell'arco della giornata, che potete applicare anche immediatamente prima all'applicazione del make-up e questo fluido non confligge minimamente col make-up. Ve lo dice una che ha la pelle normale mista, più mista in estate che normale, che si tende a produrre sebo in eccesso nella zona T d'estate. E che suda molto, quindi fidatevi, è ottima. Ha un'aggiunta di vitamina C. Io quello che noto è che conferisce una bella luminosità al viso, una luminosità sana che non è una luminosità unta, e a me piace da morire tantissimo. Prodotto jolly, diciamo, sia viso che corpo, è un prodotto di cui vi parlo da un paio d'anni, ovvero quest'acqua termale di Uriage, l'eau thermale, quella classica. È tra le acque termali che ho provato nella vita, la mia preferita, insieme probabilmente a quella di Fremond, perché noto un effettivo potere idratante sul viso. Io questa la uso al posto del tonico tutto l'anno, al mattino, d'estate, sia la mattina che la sera. La utilizzo in casa per rinfrescarmi se ho caldo, la porto fuori con me, la uso sulle gambe anche qui eventualmente per rinfrescarmi. È un prodotto jolly che mi piace moltissimo. Anche per i capelli facciamo veramente prestissimo. Allora, sono diversi anni, erano diversi anni che io utilizzavo delle creme, dei prodotti che andassero a riprodurre quelle che vengono chiamate beach waves, quindi quelle onde che vanno a mimare, diciamo, il capello dopo che è stato al mare, quindi le onde, quelle naturali, dopo una giornata in spiaggia. Ovviamente una crema fa sì che si tolga quell'effetto crespo della salsedine e rimanga solo l'effetto più bello dell'onda, della beach waves. Mi sono un po' stufata, non ho più tanta voglia di quel tipo di effetto. Poi devo dire che nel tempo io soffro moltissimo al caldo, nel tempo sempre di più, cioè il mio livello di sopportazione si è abbassato tantissimo. Quindi io d'estate tendenzialmente tengo i capelli legati. Tant'è che io ho i capelli più lunghi d'estate che d'inverno, perché più sono lunghi, più per me è facile tenerli legati. Quindi direi che di base i miei essenziali per l'estate, per quanto riguarda i capelli, sono pinze, elastici, tutto quello che serve a tenere sollevati i capelli. Sono un po' tentata a provare. Io non ho un diffusore per il phon, ma ho solo il beccuccio normale.
a prendere un diffusore di quelli universali per provare a vedere se con la spuma e il diffusore posso andare a ricreare l'effetto onda che io ho naturalmente nei capelli, perché i miei capelli sono ondulati, hanno un'onda molto larga e tendenzialmente crespi. Sono un po' indecisa per il semplice fatto che poi io, quando comincio a far veramente caldo, non sopporto più il phon. Quindi non so se effettivamente poi asciugherò per davvero i capelli. Avere un diffusore in casa non è mai un male, perché almeno quella volta che ne ho voglia, che non fa caldissimo o che ho qualcosa da fare per cui voglio avere i capelli magari un po' più in ordine, potrei anche provare. Vedremo, ci aggiorneremo in merito. Quello che sto cominciando a fare e che sarà quello che farò mediamente, quasi sempre d'estate, è col phon andare ad asciugare solo ed esclusivamente le radici dei capelli. Voi considerate che io quando lavo i capelli li metto nel panno apposta per asciugare i capelli e li tengo lì un bel po', cioè anche dipende dai 10 minuti alle 2 ore a seconda se sto tanto a casa oppure no. Quindi il grosso dell'acqua, dell'umidità me lo toglie già l'asciugamano naturalmente. Quando poi io tolgo l'asciugamano, vado solo a asciugare un po' meglio le radici, anche per sollevarle un po', per dare un po' di volume. E io sinceramente sto continuando ad utilizzare, io l'ho usato da che ce l'ho in tanti modi, questo olio che io ho comprato dalla mia parrucchiera. Penso che si possa trovare facilmente, non so, sul web o nei saloni di parrucchiera, non lo so. Comunque vi scrivo qui sotto bene tutte le indicazioni del caso, il nome, eccetera. Ne ho usato un bel po', calcolate che ce l'ho da qualche mese e uso una pusciata, massimo due a lavaggio. Vi dico come si chiama, però vi ripeto, vi scrivo sotto tutto. Allora, si tratta di come marchio Simply Zen Restructure in Sublime Oil Instant Smoothing No Rinse Treatment Oil, trattamento levigante istantaneo in olio senza risciacquo con olio di argan. Si tratta di un olio, e nel momento in cui lo mettete sulle mani sentite che c'è una consistenza oleosa. È un olio che potete utilizzare se asciugate i capelli con fonte di calore a capelli umidi prima di asciugarli, fa anche da protezione nei confronti del calore, oppure, che è il modo in cui l'ho utilizzato io di più, a fine piega. Io quando faccio i capelli ricci ho il boccolo chiuso, metto un po' di olio sulla punta delle dita e poi con le dita a rastrello vado ad aprire i boccoli. E questo olio fa esattamente quello che dice, ovvero è levigante, lucidante ed è istantaneo. Cioè proprio i capelli diventano molto molto lucidi, ma soprattutto levigati, nel senso che quest'olio va a chiudere le squame del capello, quindi aiuta tantissimo a tenere sotto controllo l'effetto crespo di chi ha i capelli come me, ondulati e che sono molto reattivi all'umidità. I miei capelli assorbono l'umidità tantissimo, quindi calcolate che in questa stagione dell'anno praticamente potrei diventare una pecora se non facessi qualcosa appunto alla mia chioma. Ho notato che asciugando solo le radici, lasciandoli umidi perché sono, non sono più bagnati perché li ho tenuti nell'asciugamano, ma umidi, e passando quest'olio in due pusciate, quindi in maniera un po' più abbondante rispetto a quello che faccio di solito a capelli asciutti, vado proprio a passare questo olio sulle lunghezze. I miei capelli si asciugano naturalmente stupendamente, cioè li ho fatti di recente, li avete visto nei video anche quando li ho sciolti. Mantengono l'onda, i miei capelli, un'onda leggera, ma comunque chiusa, senza l'effetto crespo e lucida, quindi tendenzialmente io credo che andrò avanti così quest'estate in linea di massima, diciamo. Poi vediamo se ci sono aggiornamenti, se troverò un diffusore che mi piace, una spuma che mi piace, ne parleremo. Ma per ora posso dire tranquillamente che mi trovo molto molto bene così. Andiamo sul corpo, un prodotto che vi consiglio da un po' di tempo, che adesso incomincerò a utilizzare con regolarità. Per ora l'ho solo alternato ad altre cose, ma ora utilizzerò solo questo. Si tratta di un prodotto di Neutrogena, continua a cadermi l'orecchino. È l'Hydro Boost Express Hydrating Body Spray.
idratazione istantanea per pelli da normali a secche. Allora, io di questo prodotto ho già fatto fuori, l'avete visto nei prodotti finiti, il balsamo corpo, che è proprio un balsamo molto ricco, però anche facile da spalmare, che poi va ad assorbirsi abbastanza facilmente. Questa è una versione in fluido, che si spruzza direttamente sul corpo e poi molto velocemente è un fluido latte, direi. Basta un velocissimo massaggio, si assorbe facilmente nella pelle, non lascia unti, ma è davvero molto idratante, è veramente adatto a pelli da normali a miste, scusate, da normali a secche. Tra l'altro mi piace tantissimo il profumo, è un profumo fresco, non invadente, fresco e dolce, che proprio dà una bella sferzata anche a livello proprio aromaterapico, mette gioia, non va a confliggere con i profumi, resta vago, come profumo sul corpo, mi piace un sacco, io questo lo utilizzerò tutta l'estate, adesso metto da parte le altre creme che andavo ad alternare a questo, userò questo con estremo piacere. E poi dei prodotti per i piedi, anche qui di cui vi ho già parlato, ma che ora ho utilizzato molto di più e che vi consiglio assolutamente. Si tratta di prodotti da supermercato, ma specifici per i piedi. Allora, primo fra tutti, se ne soffrite, vi propongo questo prodotto anticallosità del dottor Scholl. È un prodotto che funziona, direi, in maniera molto efficace. Qui dice che in 7 giorni vi toglie le callosità. Devo dire che è vero. Dipende poi da di che calli parliamo, non è bello parlare di queste cose, però insomma ci capiamo. Io ho dei calli da postura, ma non sono cose da asportare con una pedicure professionale. Se avete dei turoni e così via, non credo che questo faccia granché. Callosità da postura funziona. Funziona, va spalmato solo sulla zona interessata. I principi attivi che contiene sono acido salicilico e acido lattico, e io mi trovo molto molto bene. Ovviamente non lo uso sempre. Nel momento in cui mi si riformano delle callosità, vado a rifare un trattamento di 7 giorni. Poi una crema piedi che amo alla follia, mi piace tantissimo, questa di Podovis, è un marchio svizzero, crema piedi e unghie, azione emolliente ultra idratante. Perché mi piace? Perché è davvero ultra idratante, molto nutriente, lascia la pelle liscissima, molto molto morbida. Sapete che è importante avere un piede curato, specialmente quando è tanto all'aperto, cioè con sandali oppure a piedi nudi d'estate, eccetera. È veramente molto nutriente, molto idratante, ma non è pesante, non unge, non fa scivolare nell'infradito, è fantastica, mi piace da morire. E poi un altro prodotto di cui io non posso assolutamente fare a meno è questo gel antifatica, sempre di Bodovis, effetto ice, con aloe, mi sembra che contenga, sì, con aloe vera. È il classico gel, con l'effetto molto freddo da utilizzare se avete le gambe stanche, gonfie a fine giornata. È una cosa di cui soffro tantissimo. Io ho dei problemi di microcircolazione agli arti inferiori. Ovviamente questo è un prodotto che dà sollievo, non è un prodotto farmaceutico, anche farmaceutico da banco, che va effettivamente a riattivare la microcircolazione. Io utilizzo al bisogno anche quel tipo di prodotti, ma sono un'altra cosa, non è quello di cui vi sto parlando adesso. Questo è un prodotto che semplicemente, ma è un toccasana, rinfresca tantissimo e alleggerisce proprio la sensazione di pesantezza sulle gambe. Ha un effetto ice abbastanza importante e io adoro, cioè io metterei il ghiaccio se fosse per me, ma non fa bene perché è uno shock, quindi non va bene neanche quello. È un effetto che io adoro, la follia, più freddo è meglio è. Questo non è freddissimissimo, è un effetto ice, non è tra i più freddi che ho provato, ma mi piace veramente da morire. Poi, non vi parlo di profumi nello specifico perché io più passa il tempo, più sono meno stagionale. Vi ho detto tante volte anche nei video che riguardano i profumi, anche quando vi ho fatto dei video su profumi invernali, profumi estivi, eccetera, quello che io vi racconto è quello che io percepisco da questi profumi. Quindi se siete persone che andate a fare un vero e proprio cambio di stagione tra profumi invernali e profumi estivi, magari in quei video qualche suggerimento ve l'ho anche dato. È una cosa che però io nella mia vita vera faccio poco.
Nel senso che sì, d'estate magari utilizzo profumi non tanto più leggeri, ma magari con sentori più freschi, più fioriti, più erbacei, più, ecco, magari uso profumi più verdi, ma non necessariamente più leggeri rispetto a quelli che uso d'inverno. Resta il fatto che io non rinuncio ai profumoni, neanche d'estate, magari non li metto la mattina, ma se ho qualcosa la sera, che sia una cena, un concerto, quello che è, io mi metto il mio oud, mi metto i miei profumi arabi belli intensi, perché mi piace così. Non lo faccio nel quotidiano semplicemente perché potrei dar fastidio a qualcuno, però se fosse per me li utilizzerei anche quotidianamente quei profumoni lì. Infatti io non amo moltissimo la stagione estiva per quanto riguarda i profumi. Poi nel tempo ho trovato dei profumi che amo e che si possono classificare tranquillamente come profumi estivi, però io sono quella del profumone, anche se, e ve l'ho già detto in un altro video, anche qui sto diventando, cioè cominciano a piacermi anche profumi più discreti per determinate occasioni, in determinate situazioni, però devono essere comunque molto particolari, in qualche modo significativi. Quello che però faccio in estate e che non faccio praticamente mai d'inverno è utilizzare delle acque profumate. Allora, io ho un rapporto amore e odio con le acque profumate, nel senso che spesso e volentieri mi sono innamorata di alcune profumazioni di acque profumate, ma ovviamente sono molto più evanescenti, molto meno durature anche dell'eau de toilette. Però ve ne faccio vedere due. Una è storica e ha una persistenza veramente, direi quasi insignificante, però è uno di quei prodotti. Tra l'altro, questo non credo neanche sia considerato un'acqua profumata, ma un eau de toilette, ma veramente una persistenza abbastanza bassa. È un prodotto storico e mi mette gioia. Cioè, questo è uno di quei prodotti che utilizzo dopo la doccia, di giorno, che mi rinfresca, che in qualche modo mi dà una sferzata molto piacevole. Uso questo prodotto per stare in casa, quando non ho particolari esigenze, quando esco ma non ho particolare voglia di chissà quale profumo, e parliamo di Elisabeth Arden con Green Tea. Tra l'altro è un prodotto a basso costo, lo trovate tranquillamente nei vari acquasapone, Tigotà, eccetera. È prodotto da 25 anni, credo. Tra l'altro il naso è un naso, adesso non me lo ricordo perché non sono andata a ricontrollare, piuttosto famoso. Cioè, la composizione di questa profumazione è veramente molto elegante. Si tratta di un profumo che sì, sa di tè, ma è anche molto verde. Molto sferzante, è più interessante di quello che sembra, rimane che dura poco, però a me d'estate piace comunque utilizzarlo nelle occasioni di cui vi parlavo. Un'acqua profumata che invece su di me ha la durata di un profumo, magari non di un profumo di quelli che durano 24 ore, ma comunque una discreta durata e risponde molto di più al mio gusto in generale, è questo prodotto di The Body Shop. Si tratta del Honey I Washed the Kids Body Spray. Io non amo particolarmente questo tipo di confezione perché mi sa di sgrassatore, però non fa niente, mi piace un sacco la profumazione. In questo caso abbiamo una profumazione decisamente più calda, ripeto, più dolce, più calda, più interessante, che è molto più nelle mie corde, anche più sensuale. Deliziosa fragranza al profumo di miele e caramello con freschi accordi di arancia brasiliana. Allora, io, a parte esperidata, gli accordi di arancia brasiliana non li avverto come tali, però percepisco che ci sono, nel senso che ci sono degli accordi che vanno un po' a rinfrescare il tutto, perché miele e caramello sono profumi non solo dolci ma anche molto densi, quindi questa parte fresca l'avverto ad alleggerire un po' il tutto, ma anche a renderlo più amaro. Io avverto una nota amara qua dentro che un po' secondo me deriva dall'arancia, ma anche dal caramello. A me ricorda più un caramello salato, questa profumazione, che è un caramello mou. È buonissimo questo profumo, è buonissimo. E dura come una buona o un'ottima, come si dice, un ottimo eau de toilette o un discreto profumo. Ha un ottimo, è avvolgente, mamma mia, è buonissimo, però comunque la sensazione è quella di avere un'acqua profumata, è comunque arioso come profumo.
È veramente, veramente buonissimo. Se avete i miei gusti, ve lo consiglio con tutto il cuore. Con i prodotti beauty in genere abbiamo terminato, andiamo al make-up. Allora, passiamo quindi al make-up. Vi stavo dicendo prima che fossi interrotta che è una cosa che ormai è diventata un po' una mia abitudine sempre. A proposito, dicendo abitudine, mi sono ricordata che voglio rifare il tag dei make-up habits. Qualcuno tra voi me l'ha suggerito dopo il decluttering e non l'ho ancora fatto, me lo devo segnare. Allora, dicevo, ormai mi sono un po' abituata a trucchi sempre più sobri e tendo a o truccare in maniera abbastanza discreta gli occhi e magari usare dei rossetti un po' accesi, un po' presenti sulle labbra, oppure quando c'ho lo schizzo, comunque fare un trucco occhi bello intenso e stare un po' più scarica sulle labbra. È un po' una regola del make-up, anche se sapete che io non le amo molto le regole nel make-up. Potrei avere gli occhi super bistrati, nerissimi, e poi avere un rossetto bordeaux, perché se ho voglia lo faccio. Però diciamo che è diventata un po' questa una mia abitudine, specialmente di tenere leggeri gli occhi, di usare sempre più spesso perché ne ho necessità gli occhiali da vista e magari di avere le labbra rosse. D'estate questa dicotomia si acuisce. Perché? Perché d'estate ho meno voglia di truccarmi perché ho caldo, perché divento pigra, perché spesso non sono a casa e se non sono a casa sono altrove in vacanza o in altre case, non ho né il tempo né la voglia di rinchiudermi da qualche parte a fare chissà qualche trucchi, perché spesso magari sono in compagnia e voglio anche di vivere la vita con le altre persone. E poi divento pigra, mi impigrisco, non ne ho voglia, non ne ho voglia. Quindi diciamo che 8 volte su 10 a me d'estate mi vedete con un trucco occhi o inesistente, nel senso che metto solo il mascara, oppure molto molto leggero con un colore diciamo di comfort e magari un bel rossetto accecante. O anche no, anche nude, ma quando mi viene la voglia di truccare gli occhi capita di più, non tanto in vacanza, infatti in vacanza certi ombretti non li porto neanche perché tanto so che non li userei, ma in città quando mi viene voglia io vado un po' anche di colore e mi è tornata la voglia, mi è tornata la voglia quest'estate tantissimo di fare questa cosa qui, di usare tanto colore, gli occhi molto molto intensi, era un po' che non lo facevo e ho proprio voglia di farlo. Allora, direi che però il grosso di ciò di cui vi devo parlare oggi riguarda la base, perché è la cosa che al di là del gusto cambia di più d'estate. Appunto, ve l'ho detto, io ho una pelle normale mista, sudo in faccia, quindi ho bisogno di cose leggere. Allora, innanzitutto un fondotinta sottile, ma con un effetto opaco naturale e estremamente duraturo. Io sto usando questo e mi sto trovando molto molto bene. Si tratta del Clarins, è un fondotinta questo di cui non si parla tanto, ma io ve lo straconsiglio. Clarins Skin Illusion Velvet, qui dice Natural Mattifying and Hydrating Foundation. Sembra un simoro, ma è veramente così. È un fondotinta, è quello che indosso oggi, dal mattificante ma naturale, comunque non secco. Ha una quota idratante, leggera, la texture è sottilissima e una durata pazzesca. Io l'ho scelta in una colorazione questo. L'ho scelto in una colorazione un pochino più calda rispetto al mio incarnato naturale. Si tratta del numero 108W, quindi 108 Warm. Non è tanto più scuro, ma un po' più caldo. Sì, lo vedete, c'è un po' di differenza con il collo per ora, però andando avanti con la stagione sicuramente sarà il mio colore per davvero per l'estate. Ho continuato a usare, a dire la verità, a lungo, tant'è che ne ho fatti fuori 2/3 il fondotinta di Chanel, il Temp & Mine, perché appunto il caldo vero non è ancora arrivato, quindi essendo quello piuttosto luminoso e idratante lo vado ad abbandonare adesso, ma fino ad ora l'ho potuto utilizzare tranquillamente e quello ha proprio il colore della mia pelle. Questo è leggermente più caldo, quindi perfetto per l'estate. Si sfuma in un minuto, no, in un minuto, cosa dico, in 30 secondi col pennello. Io mi trovo bene col pennello per la consistenza che ha. Ha una coprenza più elevata rispetto al Temp & Mine di Chanel, ma media direi, media.
Sì, forse un po' stratificabile, ma non serve neanche, secondo me è veramente un ottimo prodotto. Quando voglio invece essere ancora più leggera, mi interessa poco, diciamo, di avere un incarnato perfetto, io sto utilizzando una combo di due prodotti low cost, uno che conosco benissimo e uno che non conoscevo affatto, con cui mi trovo meravigliosamente. Ho ricomprato l'ennesimo, era tantissimo che non ce l'avevo, anti-age di Maybelline. Io lo prendo sempre in colorazione light, lo 01. Questo lo uso come copriocchiaie. Per me come copriocchiaie per davvero non è tanto sufficiente. Ha una copertura media che per le mie occhiaie non è pazzesca, però ha di bello questo che va comunque un po' a mimetizzarle. Quando mi scurisco un po' di carnagione si notano meno le mie occhiaie, quindi ho anche meno esigenza di coprenza, ma soprattutto è sottilissimissimissimo, non lo avverto. Lo metto nel contorno occhi, un po' nelle zone dove sono un po' più rossa, sul mento, al centro della fronte, cioè faccio proprio così, così, una punta sul naso, due strisce così, una qui e una qui. Vado a tamponare il tutto con una spugnetta con le dita e poi quest'anno ho voluto provare, è un po' tutto schifoso qui perché c'era lo scotch, non sono riuscita a togliere la colla. Questo fondotinta in polvere di Deborah è il 24 ore perfect. Vediamo se c'è qualche specifica in più. Matte waterproof, fondotinta compatto in polvere a lunga tenuta che io ho preso in colorazione 01G. Mi piace tantissimo, tantissimo. È molto morbido sulla pelle, non fa un effetto polveroso. Ovvio che io parlo, cioè dico questa cosa che funziona sul mio tipo di pelle, che è una pelle normale, mista. Credo che sia ottimo anche sulla pelle grassa, anche se non è, cioè è un fondotinta matte, ma non asciuga quanto una cipria matificante, ecco. Per me è perfetto su una pelle mista, normale mista direi. Non fa effetto polveroso, ha una discreta coprenza, io non l'ho mai, mai, mai messo, è pulitissima con il suo applicatore, anche se può venire molto, molto comodo. C'è anche lo specchietto qui per i ritocchi, ma non mi è mai successo di utilizzarlo. Lo metto con un pennello capucchi. E mi piace da morire, ha ottima durata, coprenza media e questi due prodotti insieme per me è come non averli sul viso, non li sento, non mi fanno sudare, mi piacciono da morire. Quando invece utilizzo un fondotinta liquido, come in questo caso, io comunque una cipria ce la metto, specialmente nella zona T. Questo non serve tanto, non è proprio necessario fissarlo. Ora, poi vedremo con 35 gradi, ma per ora non serve moltissimo. Però vado comunque a mattificare la zona T. Allora, io al momento sto finendo, non l'ho ancora terminata, mi manca pochissimo la cipria, la Close Up di Nabla, che è la mia cipria preferita. Levigante, sottile, fantastica. Ma d'estate mi serve qualcosa di più strong e dopo aver provato varie cose, io sono tornata, ma proprio a cuor leggero, alla Stay Matte di Rimmel in colorazione 001 Transparente. Non è l'ultimo ritrovato della scienza e della tecnica, però questa è la cipria per chi ha davvero bisogno di cipria, quindi per chi non chiede dalla cipria l'effetto blur, l'effetto matificante, anche se questa non è una cipria polverosissima che fa strato, è comunque, ma chiede l'opacità e questa è una cipria che opacizza e lo fa alla perfezione. Non è ancora scalfita, avete visto, perché appunto sto finendo quella di Nabla, ma io non so quante ne ho usate di queste nella vita e quindi vi parlo, cioè forse questa è una delle cose tra quelle di cui vi parlo oggi di cui sono più certa nel dirvi quello che vi sto dicendo. Passiamo ora ai prodotti colorati per il viso. Allora vi ho detto che 9 volte su 8 volte su 10 il mio trucco occhi è leggerissimo d'estate, specie se sono in vacanza, quindi mi do un po' di colore sia sul viso, cioè mi piace proprio l'effetto salute, anche un po' abbronzato, che sulle labbra. Oggi vi faccio vedere tre palette viso, tre blush in polvere e tre blush in crema barra fluidi. Allora, le palette viso sono
tra i miei prodotti preferiti che ho nel mio arsenale make-up. La prima è quella che sto indossando oggi, ovvero la Bytery CC Brightening Palette in colorazione 02 Beach Bomb. È stato un regalo meraviglioso di una persona tra voi ed è questa stupenda palette con un bronzer, come vedete ho bucato abbondantemente, un illuminante e due blush. Questa è una palette che io posso usare in realtà tutto l'anno perché ha un sottotono vagamente rosato, quindi va bene anche quando non sono abbronzata, però ci sono questi due colori di blush che d'estate sono pazzeschi. In realtà anche questi li uso tutto l'anno perché sono molto discreti. Sono polveri molto burrose, molto sfumabili sulla pelle. Sono un opaco con una leggera satinatura, ma una satinatura da formula, cioè che va a mimare l'effetto della vera pelle, non so bene come spiegarvi, e sono molto sfumabili, quindi anche se li vedete un po' accesi, si possono usare anche d'inverno. Io calco un po' più la mano d'estate sui blush e mi piacciono da morire. Questo che pensavo non mi piacesse, cioè non mi piacesse, non fosse pienamente nelle mie corde, mi piace più di questo. È un rosa che sulla pelle diventa un rosa fragola, non ha tanto bianco all'interno, non è un rosa baby con molto bianco pastello, è un rosa che va più al fucsia fragola ed è stupendo. Questo è il classico pesca, bellissimo, lo indosso anche oggi. Oggi ho la terra, l'illuminante che è un illuminante che è quasi un topper, che dire discreto è dire poco, è stupendo, e questo è il color pesca che è stupendo. La mia palette per eccellenza, diciamo, mista con vari prodotti nella vita ed estate ancora di più, la The Kylie Contour di Smashbox. Vabbè, cioè, perché dico d'estate ancora di più? Perché se questa ha un sottotono in generale più rosato, questa ha un sottotono in generale un po' più caldo, però è un caldo gestibilissimo. C'è tutto qui dentro, va bene tutto alla stessa faccia, mi trovo meravigliosamente bene, ha uno specchio gigantesco e questo è il prodotto da vacanze, perché appunto c'è tutto, c'è uno specchio favoloso che potete utilizzare. Io questa la uso spessissimo all over anche sugli occhi, uso uno o tutti e due gli illuminanti a seconda sulla mobile, uso gli altri colori opachi per la piega, per intensificare, questo sotto l'arcata sopraccigliare e poi gli stessi colori sul viso. Io ho fatto trucco occhi e viso con un prodotto solo con cui mi trovo meravigliosamente. Io spesso quando ho trucchi leggeri d'estate sugli occhi ho usato questa, appunto, e basta. Un'altra palette che in questo caso però non è mista, ma ci sono due blush e un illuminante barra topper. Qui andiamo a colori più accesi e prettamente estivi per quanto mi riguarda, è questa di Smashbox. Si tratta della Blush and Highlight Palette Culver City Coral. Mi pare che ci siano due palette di questo tipo, una più sul rosa e una più sul corallo. Qui abbiamo un corallo aranciato, un corallo rosso fragola e questo meraviglioso topper barra illuminante. A me piace utilizzare anche tutti e tre i colori, non miscelando questi due, ma mettendo questo più rosso nella zona più vicina alla guancia, sfumando poi con questo nella parte più alta. Fa un effetto baciata dal sole, meraviglioso. Queste sono polveri stupende, super scriventi, tutte e due, cioè sono più scriventi queste di questa di Batterie, che non è un difetto, è proprio la caratteristica di questo tipo di polveri che vado a scegliere alle volte anche per questo motivo, ma è, appunto, sono scriventi ma altrettanto sfumabili. Questa è una palette pazzesca. Altri tre prodotti in polvere blush meravigliosi, due sono storici per quanto mi riguarda e uno è novità. Forse se dovessi dire scegli un blush, uno solo, uno per tutta l'estate, per me sarebbe questo, ovvero il Sunbask di MAC. È uno Sheerton, non è propriamente coprente, ha una leggera trasparenza, ha delle pagliuzze dorate leggerissime, sottilissime che non si vedono, non enfatizzano i pori e ha questo color biscotto meraviglioso. Voi forse non lo notate, ma questo blush è scavato ed è perfetto perché è un neutro ma leggermente caldo. Per
Per l'estate è il blush dei blusher, potete utilizzarlo con qualsiasi tipo di make-up e su qualsiasi carnagione, vorrei dire, forse non proprio quelle fredde, 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 ma da neutra a calda, assolutamente sì. Un altro blush della vita, se fossi ancora nella mia precedente vita in cui compravo tantissimo make-up, li vorrei tutti i colori di questa linea. Si tratta dei Clinique Pop. Questo è il Cheek Pop Blush Pop in colorazione 01 Ginger Pop. Per me questi blush hanno una formula straordinaria, sono dei satinati sottilissimi, sfumabilissimi, sembrano uscire dalla pelle, sembra uscire dalla pelle il colore, non che ci sia applicato sopra qualcosa. L'effetto è un po' dei migliori blush in crema. È una formula pazzesca. Mi piacerebbe comunque per l'autunno-inverno prendere il Black Honey, che è una sorta di color vino, però ecco, è anche qui quasi trasparente, una formula stupenda che è simile all'Almost Lipstick Black Honey. Almeno quello mi piacerebbe, questo è un colore stupendo. È un pesca, però che va un po' vira leggermente al colore più intenso, al mattone. L'ultimo è entrato in casa mia tra i blush in polvere, colore pazzesco, particolarissimo. Quando ve l'ho fatto vedere la prima volta ha diviso molto, perché è evidente che divida un colore del genere, ma io l'ho portato più volte anche in video e nessuno mi ha scritto in video: ma che cosa ci fai con un blush marrone sulle guance? Questo sembra marrone, cioè se lo vedete così, ragazzi, cioè marrone. È una specie di color mogano. Stiamo parlando del blush di Dior, lo dico nello specifico. Allora, Dior Rosy Glow, colorazione 020 Mahogany, quindi proprio mogano. È bellissimo, si sfuma meravigliosamente sulle guance. Calcolate che questi blush nascono non particolarmente pigmentati, semi-trasparenti, ovviamente un colore del genere. Se fosse di Smashbox, io non lo potrei portare, ovviamente sarebbe un colore che va bene solo su pelli scure. Non è questo il caso, non è questo il caso. Ha un sottotono che va più verso il rossiccio, effettivamente un color mogano, quindi non dà l'effetto sporco polveroso. E mi piace tantissimo anche qui sugli occhi. Ovviamente sul viso lo mettete come un pennello da blush. Se sugli occhi utilizzate un pennello a lingua di gatto, comunque un pennello più denso che prenda più colore, vi andate a creare una sorta di ombra di colore, perché non è un colore pieno da ombretto. Io lo metto proprio a tutta palpebra, sfumato nella piega, ed è bellissimo. A me piace un sacco d'estate fare questi look utilizzando diciamo, un prodotto per tutto. Questa occhi e viso, questo l'ho già fatto. Quando uso questo non metto neanche la terra, cioè proprio faccio blush andando un po' anche qui sopra e poi occhi. E mi piace un sacco il look che viene, è semplicissimo, è un look fatto solo di ombreggiature che adoro, mi piace tantissimo. Andiamo poi su tre blush in crema barra liquidi. Sapete che non è la mia cup of tea, come dicono gli americani. Io preferisco di gran lunga i prodotti in polvere, ma questi tre prodotti sono fantastici. Allora, su tutti, il mio preferito come formula è questo. Ne ho anche uno di un altro colore che uso tutto l'anno, l'avete visto un milione di volte. Sono i blush glow, mamma mia, non mi cadere, di MAC. Questo è il Heat Index, scusate, Heat Index dei Glow Play Blush, e questo è un colore formidabile. È una specie anche qui di corallo aranciato rosso, diverso comunque da questi. Ve li faccio vedere. È una specie di via di mezzo tra questi due. Questo, se lo vedete vicino a questo, lo vedete che è più rosa, più fragola, questo più aranciato. Questo è come se fosse un mix di questi due colori. Adoro questa formula bouncy, morbida, facilissima da sfumare. Si può sfumare anche sulle polveri, anche sulla cipria, non fa effetto, non si accumula, ecco, in alcuni punti, non toglie il make-up sottostante. Fa
Formula stupenda, quello è stupendo, anche questo è un regalo meraviglioso che ho ricevuto. Altro blush e colore meravigliosi, questo di Mesauda, voglio sperimentare con Mesauda, ve l'ho già detto, questi prodotti in crema sono stupendi, ci sono anche colori ovviamente più portabili, cioè portabili, anche questo è portabilissimo, in realtà è un bellissimo fragola, però diciamo che ci sono colori più neutri, ecco, meglio dire così, anche colori per contouring, terra, eccetera, con questa formula che è effettivamente una cream to powder. Questa è una formula morbida che diventa poi, una volta sfumata, una cream to powder. Questa, malgrado sembri più sudata, non so come spiegarmi, un po' più liquida in superficie, è una formula che subito si trasforma in una sorta di polvere. Facilissimo da sfumare anche questo, non vi ho detto però, ho messo gli occhiali ma non vi ho detto di cosa si tratta. Si tratta dello Skin Matte Crema Colorata Fondente, è effettivamente così, crema colorata fondente. Questo è il numero 103 Friends and Lovers, meraviglioso. E un altro prodotto pazzesco, pazzesco, è questo blush di Mulac. Allora, come si chiamano anche questi? Su e giù con gli occhiali come sempre. Questo è il numero 16 dei Blush Form Matte Liquid Blush All Over. Allora, questo è un colore che io amo, ma ce ne sono anche qui tantissimi. È una specie di, anche qui, terracotta, non troppo aranciato, un po' caldo, ma non troppo aranciato. Questi blush hanno un bellissimo applicatore. Io vi consiglio di metterlo sulla mano e poi di andare a prelevare o con le dita se preferite o con la spugnetta. Io adoro farlo con la Beauty Blender o col pennello. Con la Beauty Blender è la mia applicazione preferita perché andate proprio a amalgamare il colore nella pelle e poi a costruire l'intensità che volete. Non vi consiglio di metterlo direttamente sulla pelle perché questo blush, oltre che essere molto pigmentato, è anche praticamente indelebile. Se decidete di metterlo direttamente sul viso, sfumatelo alla velocità della luce, perché poi si attacca alla pelle e non ve lo rimuove più nessuno se non un olio struccante, un'acqua micellare quando vi struccate la sera. Questa formula per l'estate, se avete, se siete di quelle persone a cui il blush tendenzialmente sparisce, se nessun blush vi dura, se col sudore, col caldo, non avete prodotti che vi diano sicurezza in termini di durata, questi tutta la vita. Bisogna farci un pochino la mano proprio perché, si tratta di un prodotto molto scrivente e appunto indelebile, ma una volta che avete imparato a usarlo, pazzesco, dura un'eternità ed è stupendo, stupendo, stupendo. Passiamo agli occhi, ma facciamo velocissimi. Io non ho dei prodotti essenziali per gli occhi, ombretti essenziali, proprio perché, vi ripeto, 8 giorni su 10 li trucco pochissimo, in vacanza praticamente niente. Il mio colore preferito per un make-up di quando voglio gli occhi truccati, ma non voglio starci troppo dietro e so che mi troverò benissimo perché un colore mi sta bene sempre e con tutti i tipi di look, è un ombretto di Nabla che spero facciano ancora. Si tratta di questo nello specifico che si chiama Unrestricted. È un marrone medio, non troppo scuro, comunque si nota sugli occhi. Non è metallizzato, è un satinato con delle pagliuzze. Si tratta di un neutro caldo, non è molto caldo, le pagliuzze sono leggermente più calde. Direi che è un neutro caldo, non è aranciato, non è ruggine, facile da portare sempre. D'estate per me è perfetto. Questo lo metto a tutta palpebra, sfumo nella piega e sto a gusto. Questo potrei dire, dovendone scegliere uno, è il mio ombretto preferito da utilizzare così. Le mie palette preferite per quando invece voglio esagerare sono due, sono sempre le stesse. Una è la Cutie Palette di Nabla, la Midnight, con i blu, palette che avevo utilizzato per il video precedente sui prodotti finiti e mi avete fatto i complimenti. Io adoro, adoro questa palette con questi blu. E quella che ho utilizzato oggi, che invece è la Smoke Sessions di Melt Cosmetics. Io tendo a utilizzare questa palette in tutte le stagioni, diciamo da qui a qui, più d'inverno,
autunno e anche questi due, utilizzando questo verde bottiglia e questo per fare degli smokey verdi. Oggi ho usato invece questi colori che sono più estivi. Questo a tutta palpebra con sopra un po' di questo per far uscire un colore un po' più teal. Questo è un verde bandiera, questo è un verde azzurro piuttosto chiaro, insieme uno sopra l'altro, quindi sotto il più scuro, sopra il più chiaro, esce questo colore. Nell'angolo esterno invece ho messo questo verdone, che è un verde piuttosto freddo, non bandiera, mi piace tantissimo. Qualche persona tra voi mi ha detto di essere contenta di rivedermi ogni tanto con trucchi così, anch'io. Ho ricominciato a aver voglia di farne, quindi mi vedrete con dei trucchi anche un po' pazzi nel prossimo futuro. Velocissimo per quanto riguarda le labbra, io ho davvero pochissimi prodotti, sono questi io che vi faccio vedere adesso, sono gli unici che porto da con me in vacanza, cioè li metto nella mia busta del make-up da vacanze, non ne escono più e li utilizzerò volentierissimo tutta l'estate. Forse l'uscita che io ho preferito di make-up di quest'anno e di tutti i marchi è quella di questi rossetti di Enamel. Sono i Beyond Blurry, questo è il rossetto che sto portando in questo momento. Il colore è Divine Eyes ed è pazzesco. Si tratta di questi rossetti polverosi, cioè con effetto diciamo opaco polveroso, ma sottilissimi. Non li avvertite sulle labbra e sono idratanti, è come se fosse un balsamo labbra opaco. Questo colore è pazzesco, pazzesco. Mi piace tantissimo questo con a contorno la matita di Mulac, che è la numero 01 in My Birthday Suit, mi sembra che si chiami, esatto. Si tratta di un nude praticamente universale, né troppo rosa, né troppo marrone, né troppo beige, perfetto. Questa combinazione mi fa impazzire e questo colore, se lo abbinate a un trucco un po' più freddo, viene un po' più rosa, se lo abbinate a un trucco un po' più caldo, viene un po' più. Si tratta di un nude praticamente anche qui non definibile, non particolarmente connotato. Per me questo è il più bello in gamma. Io ho anche Afrodite, ma mi piacerebbe averli tutti. Sono stupendi questi rossetti e queste matite di Mulac, scoperte grazie alla mia amica Chiara, ormai praticamente sono diventate le mie matite labbra preferite. Poi, sempre, anzi, ancora di più, make up, non make up, io mi sono innamorata dell'olio labbra di Clarins. Si tratta del. Del Lip Comfort Oil, questo è lo 01, cioè quello completamente trasparente. Ce ne sono anche di colorati, ma io amo questo perché l'effetto sulle labbra è quello semplicemente di avere un olio sulle labbra. È leggermente lucido come uno sta labbra, ma è un olio, non appiccica niente di tutto ciò. Lo potete rimettere, non ha tutti, guardate quanto ne ho usato, non ha tutti i problemi che dà un lucido labbra e tiene le labbra veramente idratate. Io ho le labbra secche, d'estate con il vento caldo, col sole, mi si seccano ancora di più. Avere un prodotto opaco ma idratante e un olio labbra che mi piace così tanto, per me è veramente un toccasana. Io questo lo metto anche se faccio un trucco completamente neutro, diciamo, utilizzando solo questa palette per viso e occhi. Se fate un trucco monocolore, diciamo, su tutto il viso, certo che potete usare con un bel rosso sulle labbra, ma potete anche tenere tutto con un effetto make-up, non make-up. E questo mi piace da morire, dà proprio l'effetto di labbra belle polpose, è stupendo e appunto non ha tutto quello che non mi piace dei lucida labbra. E poi vabbè, il mio colore dell'estate, ditelo tutti in coro perché è lui, è sempre lui, non c'è estate senza di lui, è l'unico colore di cui non potrei fare a meno e parliamo di Lady Danger di MAC. Anche questo è un rossetto che non piace a tutti, si tratta di un rosso fuoco abbastanza aranciato, per me è il mio colore dell'estate, punto, punto. Anche qui quando ho restricted sugli occhi un trucco fatto con questo e basta, con questo e basta, pazzesco. Io l'abbino a questa matita di NYX che ha lo stesso identico colore, che è la numero
824, si chiama Orange, è proprio quello che loro definiscono arancio, sono identici e io li adoro soprattutto col mio smalto per l'estate preferito, ovvero Fifth Avenue di Essie. No, questo ne ho altri due da aprire e niente, è un colore identico, praticamente un rosso aranciato identico. Appena toglierò questo, mi rimetto questo e lo amo. Ci sono altri colori per l'estate che adoro. Il Tutu Hot, sempre di Essie, lo amo, è un corallo bello vivido, ma questi tre prodotti per me sono l'estate. Poi sugli occhi, sul viso, può esserci la qualunque, ma questi tre sono proprio per me l'emblema dell'estate. Con questo mi sa che vi ho detto tutto. Fatemi sapere se qualcuno tra questi prodotti è anche un mai senza per voi, quali sono i vostri mai senza. Come sempre, diamoci consigli. Io invece, come sempre, vi ringrazio tantissimo, vi mando un bacio grande e alla prossima se vi va. Ciao!